Sicuro? Mi fito di te. Ma che ti fidi, cretino? Da te non mi fido. Non è questione di fidarsi o non fidarsi, è questione di avere chiari il Priano. Ti ho chiari il Priano? Ho capito. Tieni, perché io non ho nessuna intenzione di pregare. Tu hai intenzione di pregare? Nessuna intenzione, non ho una moneta che sia una. Avessi una moneta forse pregherei, ma non ho una che sia una. Bene, vedo che il concetto ti è chiaro. Riepiloghiamo per l'ultima volta. Vogliamo visitare il teatro, ma non abbagliamo soldi per visitare il teatro, quindi? Quindi non visitiamo il teatro. Lo vedi che siamo papere? Perché? Cosa ho detto di sbagliato? Ma io che cuore l'ho fuori. Ti ho schietto fingora se ti era tutto chiaro. Ho capito. Cosa? Quello che mi hai schietto fingora. E dunque? Non ho una moneta che sia una. Neanch'io, è qui che entra in gioco il Priano. Quale Priano? Rimbecillito che non sei altro, quello che ti ho spiegato fingora. Scusa, non ti stavo ascoltando. Ma che diavolo stai pensando allora? Con una fame che mi bruca lo stomaco e non ho una moneta che sia una. Mi sembra che siamo entrati qui dentro per visitare un teatro. Spacchio! Che ho capito. Hai capito anche il Priano? Sì, entriamo e ci mangiamo la poltrona. Non per forza. Dobbiamo prima riuscire a entrare. Poi quando entriamo decidiamo cosa fare. Potremmo guardare uno spettacolo. Bravo! Che questa non è una cattiva idea! Dal momento che siamo in un teatro, non sarebbe male di guardarci uno spettacolo! C'è da dire però che io non ho voglia di guardare uno spettacolo! Ma che questo è relativo, tu sei tu, io sono io! Ognuno ha le bocche che ha! Io ho voglia di guardare uno spettacolo! E io ti mangiare una poltrona! Esatto, lo vedi? Sono esigenze diverse! Mentre io mi guardo lo spettacolo, tu ti mangi la poltrona! Mi sembra possibile! È un discorso coerente. Oppure potremmo fare il contrario. Certo! Nettuno ci obbliga a fare così. Nettuno ci vieta di cacciare scopo una volta che siamo dentro. Tu hai voglia di guardare uno spettacolo? No, ho voglia di mangiare una poltrona. E questo non me l'hai addotto. Ma io credo che le nostre intenzioni potranno cambiare. Una volta che siamo dritto, tutto può cambiare. Sbacchio! Ho capito! Mi piace quando sei sveglio. Anche tu, di più quando dormi. Devo smettere di fumare. Sì, lo penso anch'io. Non russerò più la notte. Sì, lo penso anch'io. Cazzo, Stat, sei un amico. Sì, lo penso anch'io. Hai fame? Non ho una moneta che sia una. Difatti hai fame ma non hai il denaro. Ti andrebbe bene una poltrona? Benissimo, mi aiuta a digerire. Allora dobbiamo attuare il Priano. Mi raccomando, prendiamoci di vista. Siamo sempre appiccicati. Sì, ma la frase è cotta. È come dire tra moglie e marito non mettere il dito. Oppure non fare uno scherzo se non ne guardi un piede. Mi spiego? Ho capito. Bene, sapevo che potevo fidarmi di te. Quanto costa il biglietto? Come faccio a saperlo? Non ho una moneta che sia una. Spacchio o me l'hai ghiattotto? È che più lo dico, più me ne convinco. Ghia, mi piace come agioni sulla vita. C'è poco da agionare, ho una fame che mi bruca lo stomaco. In effetti quando si ha fame non è così facile agionare. Agionando non so se agionerei quando non ho fame. Mi sembra un buon agionamento. Hai una perla testa, Stat. Sarebbe più perla se avessi i capelli. Ho pochi capelli. Una cosa superflua. Come il tuo cappello. Perché porti un cappello? Per nascondere i capelli. Ma tu non ne hai di capelli. Ah, punto. Buona questa. Mi piace il tuo senso of humor. Che significa? Non lo so. Ho letto in un libro. Perché tu leggi libri? No, è che non avevo niente da fare. Già, è noioso ma annoiarsi. Ah, punto. Sai, è un quarto d'ora che stiamo parlando e ancora non mi sono annoiato. Vuoi un caffè? Spesso, peccato, altrimenti potevamo prendercelo un caffè. Sai, non è male questo teatro. Potevamo parlare ancora un quarto d'ora. Ma che questo non è il teatro, è il pre-teatro o anfiteatro o anti-teatro. Insomma, come si chiama questo posto? Non ho idea, d'altronde sei tu l'esperto di teatro. Io ho una fame che mi bruca lo stomaco. In effetti non è così facile fare grandi distorsioni con te che questo momento. È bene una poltrona. Benissimo. Ora entriamo. Sicuro che ti è chiaro il Priano? Ho capito. Te! Guardo io, tu in casa intervieni.
fuori il giro del teatro. Avevamo detto che parlavo io. Hai ragione, allora parla tu. Adesso ci tocca qui cominciare. Vieni, riprovinciamo. Buongiorno, signora. Signorina, prego. Ecco, ho sbagliato anch'io. E adesso che facciamo? Riprovinciamo. Per la India, quando hai fame ti vengono delle grandi d'estate. Buongiorno, signorina. Buongiorno, come posso essere utile? In tanti modi, ma diciamo in un modo specifico. Sei d'accordo, Stat? Dipende dal modo che intendi tu. Io la mia idea ce l'ho. Che è uguale alla mia, crepo. Qual è la tua idea, Stat? La poltrona. Acci! Allora non è uguale alla mia. E adesso che facciamo? Non lo so, con due idee diverse non è facile mettersi d'accordo. È quasi impossibile, direi. Hai ragione anche stavolta. Forse dovremmo seguire la tua idea, visto che hai sempre ragione. Hai una perla testa, Stat. Eppure, resto dell'idea che la mia idea è lo spettacolo, non la poltrona. In effetti abbiamo due idee molto diverse, ma entrambe molto valide. Sarà difficile mettersi d'accordo. Io mi sento in soggezione. Perché? Un accordo lo troviamo, Stat. L'abbiamo sempre trovato. Non per te, per la signorina. Mi sento osservato. In effetti ci sta guardando. Secondo te perché? Forse perché mi mancano i capelli. È vero, guarda il tuo cappello. Ha bisogno di qualcosa, signorina? Sto aspettando di sapere come posso essere utile. Acci! Hai sentito, Kerr? La signorina aspettava proprio voi. Come faceva a saperlo? Non lo so, forse fu finta. O forse qualcuno le aveva dopo. Io no! No, io, eppure non l'ho vista prima. E continua a guardarci. È vero, guarda il tuo cappello. Ammontaniamoci un momento. Adesso, ascoltami bene. Facciamo così. Io faccio finta di niente, mentre tu guardi la signorina e cerchi di capire se sta guardando noi. Sì, ci sta guardando! Acci! Questa non ci voleva! La conosci? No, tu? Mi sembra di averla già vista! Ah, sì, o quando? Poco fa! Dove? Alla bicetteria di un teatro! Lo sapevo che la conoscevi, l'avevo capito! Io non la conosco! Ma riconosci te che la stessa cosa non essere sempre il pignolo, Stat! Ti fa male la testa! E addosso che facciamo? Continua a guardarla! Ci sta guardando? Non ci toglie gli occhi di dosso. Secondo te che cosa voglio? Sapere cosa vogliamo. Acci! A volte mi stupisci, non ci avevo pensato. E se invece ha scoperto il piano? La facciamo diventare dei nostri. Ma sei pazzito? Perché? Perché una donna ne ha. Ah, già, a te non piacciono le donne ne. Non è questo il punto. È che poi potrebbe compromettere il piano. Perché? Perché una donna ne ha. Lo sai che le donne ne ti distraggono? In effetti non mi sono mai sposato. Ecco, quindi. Ecco, aspetta un attimo. Cosa? Mi è venuto un pensiero. Davvero? Che pensa? Che se la coinvolgiamo nel piano, va in fumo il piano. Perché? Solo perché è una donna? Non vuoi cominciare con le tue sparate? Mamma, che c'entra che una donna? Potrebbe anche essere un melone. Il fatto è che il nostro piano è cucito su di lì. Sulla ciacca o sulla camicia? Non lo so. Ma senza ciacca e camicia non possiamo visitare il teatro. Non mi piace quando ti arteggi. Hai ragione, scusami. Ci sta di nuovo guardando. Addosso agli occhi inchiusi, sta sbadigliando. Acci! L'abbiamo fatta ammannoiare. Non mi piace far ammannoiare le donne. Lo dicevo per te, infatti, Stat. Non fa niente. Riprovinciamo? Sì, ma stavolta parlo io. Hai ragione. Forse sei più preparato. Hai studiato retorica. In quinta elementare, poi mi hanno bocciato e l'ho lasciato alla scuola. Ecco perché ragioni così bene. Chi manda alla scuola ragiona sempre meglio. Un ragionamento curioso. Perché non lo brevetti? Che ha fatto? Non ho visto un po' prima. Ah, hai cominciato a guardarci, su, muoviamoci. Buongiorno, signorina. Vorremmo visitare il teatro all'italiana. Non c'è bisogno che dici all'italiana, Stat. I teatri sono tutti all'italiana. Qui in Italia, forse.
fossimo stati in Germania. Avresti dovuto dirlo in tedesco. Wir möchten das italienische Theater besuchen. Ach so! Buongiorno, signorina. E questo l'abbiamo chiadotto. Non dimenticare all'educazione, Carl. Ai! Vorremmo visitare il teatro. Vi posso aiutare? Sono 2 euro ciascuno e la mia visita è libera. Hai sentito, Stats? 2 euro ciascuno. Tu mi hai 2 euro ciascuno. Ancora, ogni tre che sia una. E adesso che facciamo? Mettiamo in gioco il piano. Ma la signorina non mi sembra molto disponibile. Non preoccuparti, Carl. Sai come sono abile con le donne, nene. Piuttosto, pestami il tuo cappello. E tu cosa mi pesti in cambio? I miei capelli. Ah, guarda fatto. Come sto? Ho un'aria credibile? Ah, è stato meglio. Pensavo di fregalarteli. Tu però mi dai i capelli. Ricorda, sono solo un pestito. Acci! Credevo uno valesse gli altri. L'ho adotto apposta perché tu me li fregalassi. No, i capelli non posso proprio fregalarteli. Allora, pestami finché sono morto. Ma io potrei morire prima di te. No, Stazt. Noi due moriremo. Insieme. È scritto negli astri. A volte rimpiango di non saper leggere. L'altro giorno hai letto un libro! Solo perché ce l'aveva accanto, è stato un caso eccezionale. Infatti mi sembrava strano, non ti si addice? Senza capelli non mi si addice? Niente? No! Non so tu come fai a viverci. Ho pianto molto quando li ho persi, poi ci ho fatto l'abitudine. Asci! La signorina ci sta di nuovo guardando! Hai ragione, Kerr si sente esclusa dal discorso. Non possiamo sempre escludere tutti dal discorso. Buongiorno, signorina. Vorremmo visitare il teatro, perché ci piace molto il teatro. Non c'è problema, signori. Sono 2 euro ciascuno. Ecco dov'è il cavillo. Dammi 2 euro ciascuno. Non li ho da te, non mi sarei spremuto tanto per cercare un'alternativa. Ecco, signorina, 2 euro ciascuno, non li abbagliamo. Come la vogliamo mettere? Mi dispiace, ma non vi posso far entrare. Hai sentito, la signorina non ci può far entrare. Ma noi! Non ci può far entrare! Ma noi! Non ci può far entrare! Ma noi amiamo il teatro! Anch'io, ed è per questo che lavoro qui e non posso far entrare gratis nessuno. Neanche 2 amici che amano il teatro! No, neanche loro! Che vita infelice! La cultura ha un prezzo, curr. Chi è che lo diceva? Pronunciava quel curr con tanto pathos. Senta, signorina, per lì 2 euro ciascuno non cambiano la vita, mentre per noi questa visita al teatro è indispensabile. Il teatro è il nostro nutrimento capace. Sapevo che anche tu finivi a mangiarti una poltrona. Sta zitto! Sono spiacente, ma non vi posso proprio far entrare. Purtroppo non dipende da me. Ah, no? E da chi dipende? Stai per un attimo, Kerr, non ti scaldare. Non dimenticare che potresti mandare all'aria il triano. Hai ragione. Meglio manotenerci caldi. Calmi. L'importante è manotenerci. Le dispiace, signorina, se andiamo lontano un momento. Con il mio amico ci vertiamo d'accordo? Non c'è problema, io non mi muovo. Hai sentito, Stutz? Io l'ho detto che ci allontaniamo. E lui ha detto che non si muove. È simpatica la signorina. Non vuoi cominciare con le tue formate. Buongiorno ancora, signorina. La prima regola è non dimesticarsi ai le 2 cazioni. Bravo, Kerr. Mi piace quando ti entrano le cose in testa. In effetti i tuoi capelli mi entrano a perfezione. Dicevamo, signorina, che vorremmo visitare il teatro. Sì, signori, ho capito. Sono 2 euro ciascuno. Beh, come avrà capito, 2 euro ciascuno non li abbagliamo. Beh, sì, siamo un po' a corto. Io però ho un cappello e il mio amico ha dei capelli che li intrino a perdizione. Insomma, siamo 2 bei tipi, non è così? Mi spiace, non vi posso proprio far entrare. Non corra, signorina, non ho ancora finito. Ma la signorina non si imbossa di un passo, sta zitto, rimbecillito. È come dire tra moglie e marito. Ah, è che sottovaluto la tua prontezza d'animo. Beh, considerando che non abbagliamo 2 euro ciascuno, ma che abbagliamo un cappello e dei capelli, e che lì è molto simbolico.
simpatica e disponibile. Ma è quella dove l'hai presa? Ma sei impazzito, fa parte del Briano. Infatti ti sto secondando, lo sa benissimo come il Briano l'ha inventato io. Beh, diciamo che all'evenienza so usare bene i miei strumenti. Non faccia quella faccia, signorina. D'altronde sono convinto che nella società degli uomini c'è sempre un modo per mettersi d'accordo. Bravo, Stazz! Continua così, potresti abbindolare perfino un ufficiale giudiziario. Su, signorina, sappiamo che lì è una persona per bene. Adesso tutti e tre inchiudiamo un oco. Su, signorina, lo inchiuda anche lì. Benissimo. Adesso ci stampi due bigetti per visitare il teatro all'italiana e la inchiudiamo. E la inchiudiamo. E la inchiudiamo qui. Grazie. Davvero grazie. Hai visto che le abbiamo fatto le scarpe? Ti avevo detto di lasciare guardare me.